effetto positivo perché tutti gli incontri e le occasioni anche per fare conoscere sono state anche la strategia di tutti questi anni. Abbiamo costruito moltissimo sulle relazioni sociali, non solo a livello locale, ma anche al di là dei nostri confini. E soprattutto la speranza che si possa attivare una rete di solidarietà internazionale e forse quello che potrà fare in modo che Riace sopravviva. Ha fatto discutere negli ultimi giorni la lettera del vice sindaco Gervasi al Ministero sul trasferimento degli immigrati, la sua posizione in merito. Secondo me c'è stato un frainteso. Lui voleva dire, ha voluto secondo me esternare la sua preoccupazione perché c'era un clima di molta agitazione nella comunità degli immigrati e anche tra gli operatori, perché dopo l'estate è passata a protestare e magari hanno capito che non c'era nessuna possibilità. E anche quello che sta avvenendo non solo a Riace, perché Riace è stata l'apripista, ma quello che sta avvenendo anche in Italia in merito all'approvazione del decreto Salvini, che di fatto penalizza molto le attività degli SPRAR e dell'accoglienza in generale. Condivisa con lei questa missiva inviata al Ministero? No, non ne sapevo nulla io. E poi ovviamente non mi posso nemmeno permettere di interferire sull'attività istituzionale perché non posso andare a Riace nemmeno e sono sospeso come sindaco.